ballo al mattino. Desigual. La vida es chula. Siamo al santuario della Madonna del Buon Cammino, dove c'è il raduno dell'Associazione degli Amici del Cuore, di tutti coloro che partecipano alla nona edizione della passeggiata podistica, che ogni anno promuove lo sport come corretto stile di vita per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Do subito la parola al presidente dell'Associazione Amici del Cuore, Nicola La Terza, che ci racconta come è nata questa iniziativa e quali sono i suoi esiti, i suoi risultati in tutti questi anni. Buonasera a tutti. L'iniziativa è nata così, ecco, come per scherzo, radunandoci con degli amici 9 anni fa, e c'è stata questa esigenza, ma questo modo di stare tutti insieme, sia i cardiopatici che gli atleti, agonistici e non, di fare questa manifestazione per far capire a tutti i cittadini altamurani lo sport è uno dei uno stile di vita, cioè che lo sport migliora la qualità della vita, è uno stile di vita che bisogna adottare come tutte le componenti della nostra vita. Quindi abbiamo cominciato per scherzo, poi man mano negli anni siamo diventati sempre di più, questa è la nona edizione e lo dimostra con tanta gente che partecipa, e poi alla fine è una festa, perché comunque fare attività fisica, sappiamo tutti che ormai è codificato che fare sport migliora la qualità della vita e fa stare bene il nostro cuore. Questo è il messaggio che noi possiamo lanciare. Il messaggio alla cultura della prevenzione. Ecco, è il messaggio alla cultura della prevenzione. E l'associazione certamente non è che ha fatto soltanto questo, voi sapete bene che ha donato un defibrillatore quest'anno in occasione del decennale dell'associazione. Abbiamo fatto anche un incontro di battito sulla prevenzione cardiovascolare, ma contiamo di fare altre manifestazioni sempre per la prevenzione e l'attività fisica, come sapete, come sappiamo tutti, migliora la qualità della vita su tutti i punti di vista. Certo, e vediamo come migliora la qualità della vita. Allora, il dottor Giordano partecipa da 9 anni a questa manifestazione, e insieme a Nicola Terza è stato uno dei promotori. Quindi per il prossimo anno, visto che questo è già in corso, un appello per il prossimo anno a partecipare. Sicuramente la partecipazione è sempre tanta da parte di altamurani. L'invito sarà ancora più forte perché sarà il decennale, insomma, di questa iniziativa, e soprattutto l'associazione, la nostra associazione, si propone quale finalità, quella appunto di divulgare la cultura dello sport, che aiuta chiaramente il fisico, il corpo, ma soprattutto il cuore. Certo, c'è anche Gino Perrucci dell'associazione Happy Runners, che non può mancare a questo caso. Noi con la nostra associazione sono un po' di anni che affianchiamo l'associazione Amici del Cuore, perché praticamente condividiamo gli stessi obiettivi, prevenzione, sport, quindi lo stesso entusiasmo, la stessa passione per poter fare sempre meglio, perché sicuramente con lo sport si ottengono miglioramenti dello stile di vita e quindi di qualità della vita, anche da anziani, diciamo. Ecco perché siamo sempre a supportare queste belle iniziative. Io soprattutto vorrei invitare le persone che magari hanno avuto problemi anche cardiaci. Io, come ben sapete, un po' tanti sanno, ho subito un intervento al cuore nel 2002, ho dovuto fare 2 bypass a orto coronarici. E oggi, grazie a Dio, grazie all'attività fisica che mi ha dato la possibilità di ritornare a fare una vita tranquilla, serena, e a non sentirmi un ammalato, perché mi sento una persona normalissima. E quello che mi hanno consigliato dopo l'intervento è stata appunto attività fisica, chiaramente fatta con le dovute cautele, senza esagerare, ma questo ti fa ritornare a vivere nella normalità. Anzi, alcune volte mi spiace vedere persone anche più giovani di me
con un fisico un po' malandato. Ecco, il mio messaggio è quello di iniziamo a camminare, iniziamo a muoverci, anche senza correre, ma anche camminare un po' a passo veloce aiuta il cuore, la mente, il corpo e l'anima, insomma. E quindi un invito a partecipare al prossimo anno. Okay.